Buonasera a tutti, a tutti. Ciao Colligiani. Allora, Ele, raccontaci un po' l'esperienza. Come è andata? Come ti sei sentita? Che effetto fa sentire suonare l'inno italiano? Allora, l'inno italiano non l'hanno suonato, perché essendo un'inversiade, per differenziarsi dalle Olimpiadi, suonavano l'inno alla gioventù in latino per tutte le squadre. Quindi... e... grazie. Grazie davvero. Irene, ragazzi, è veramente una di numeri. Sì, Colligiana doc. Colligiana, è un onore averla qui stasera. No, vabbè, a parte che non hanno suonato l'inno, è stato veramente bello, emozionante veder svolazzare la bandiera italiana sul gradino più alto del podio. Quella è stata davvero una soddisfazione per me, ma per tutta l'atletica in generale. Per pensare che si alzano per te. Quello è stato ancora bello. Poi vincere due medaglie. Vincere due medaglie col personale. Ha fatto due personali. Esatto, sì, 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 sì. Siamo vicini a questo record italiano. Il record italiano, insomma, è un po' lontano, però mai dire mai, uno si allena per quello, uno si allena per migliorarsi sempre e fare il meglio di sé, quindi chissà se poi in un futuro verrà mai davvero. Ma io te l'auguro, perché veramente te lo meriti, ormai ti conosco da quando eri bambino, quindi complimenti davvero per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che stai facendo. È un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro. Però ora abbiamo un dovere, dobbiamo. Io mi auguro, ho chiamato te perché vorrei che la prima squadra quest'anno volasse come vuole te sulle piste. Quindi, dai, chiamiamo su da oggi. Allora, grazie Massimo, e ecco la prima squadra della Colligiana per l'anno prossimo. Vieni, prego, ragazzi, salite. Buonanotte. Ecco ragazzi, ecco la Colligiana 2017-2018, comandata subito da capitano. Andiamo! Ora arrivano tutti, ora arrivano tutti. Eccoli. Sempre in prima fila il capitano. E quindi benvenuti ragazzi, benvenuti, buonasera, tanti auguri per la prossima stagione, in bocca al lupo, e quindi si lascia la parola a Paolo e magari vi fa qualche. Buonasera a tutti anche da parte mia, è cambiato Ruggi. Allora la prima domanda che volevo fare la volevo fare subito a Giacomo Biagi, che è il nostro direttore sportivo e praticamente l'artefice che ha messo su tutto questo gruppo. Ora Giacomo è sparito, eccolo, arriva, ciao Giacomo, fategli un applauso per favore, via, grazie. Allora Giacomo, domenica cominciamo e speriamo a bene, che ci dici? Sì, speriamo bene, cioè abbiamo rinnovato il gruppo, è sicuramente una bella sfida, un campionato interessante, quest'anno a 20 squadre. Direi anche abbastanza difficile. Impegnativo, però sono convinto che abbiamo allestito una rosa all'altezza del campionato. Grazie a Giacomo, grazie ai ragazzi là che fanno il tifo, forza, li vogliamo tutte le domeniche con questo entusiasmo allo stadio. Ora due parole si fanno per forza, d'obbligo, all'uomo che da 4 anni ci porta avanti tutta questa cosa, e quindi un grandissimo applauso al grande Stefano Carotti. Ciao Stefano. Speriamo che domenica si cominci in maniera diversa dall'anno scorso. Sì. Ma io intanto vorrei fare i complimenti a Irene, perché per un grazie male, mille. Stasera deve essere la festa di Colli, e dunque ci rappresenta in modo particolare. Ci si vede tutti i giorni al campo. Esatto. E niente, spero di dare qualche cosa in più degli anni passati. Di dare soddisfazione a chi ci segue, vi chiedo di starci vicino perché ne abbiamo veramente bisogno. Grazie Stefano, facciamogli ancora un altro grande applauso, che davvero se lo merita tutto. Un saluto lo facciamo fare anche al nostro capitano, che ormai da anni è capitano della nostra squadra. Lui ormai sei colligiano, dai. Sì, ormai sono tanti anni, sono contento e sempre con gran piacere che si inizia una nuova stagione, e spero che riusciamo a fare
meglio dell'ultimo anno, soprattutto all'inizio come partenza, diciamo, speriamo di ottenere risultati migliori, ringraziamo tutti. Quando si parte bene, insomma, poi si arriva anche meglio. Si arriva anche meglio, esatto, quindi cercheremo intanto di partire bene, poi vedremo in fondo. Bene, bene, grazie anche a Luca. Io vorrei solo, l'ultima cosa, vorrei solo ringraziare le persone che magari qui davanti non ci sono mai, che però sono davvero utili e importanti e insostituibili e ci danno tutti i giorni una grande mano e un grande aiuto su allo stadio. Comincia da Mustafa, da Salvatore, da tutti quelli, ora dall'Andreini e dagli altri custodi del campo, e sono sempre a disposizione, sempre così gentili a fare tutto quello che c'è da fare. Ecco, e questo lo sento veramente dal cuore di farglielo. L'ultima persona che ringrazio, e lo penso che l'applauso li vada diritto, è Polena. Lei si è chiamata la nostra fata, la nostra, la mia, la